presenteremo ufficialmente il marchio d'eco del Marrone Antodocano di quattro comuni castanicoli, consegneremo alle amministrazioni comunali la cartellonistica stradale da apporre sugli ingressi dei loro comuni e per tutta la via che è del Marrone Antodocano, che parte da Castel Sant'Angelo, Borgovelino, Antrodoco e Micidiano, per dare giusto risalto al nostro prodotto tipico che è il Marrone Antodocano. La DECO è la denominazione d'origine comunale, diciamo che è un marchio di qualità con un disciplinare che va adottato, è un po' più meno dei marchi europei, però sempre un marchio di riconoscimento di qualità d'origine del prodotto. È un percorso per la valorizzazione del territorio che si poggia sul prodotto identitario del territorio medesimo, che è la castagna. Molti passano sulla Salaria, non tutti sanno che qui c'è la produzione di un prodotto eccezionale per qualità e anche per quantità. Noi realizzando questa cartellonistica che racconta anche di un marchio d'eco che unisce i comuni del comprensorio, vogliamo far sì che vi sia una valorizzazione di carattere commerciale di questo prodotto. Il prodotto racconta la storia, il prodotto racconta la tradizione, il prodotto può essere anche la prospettiva di rilancio del territorio. Questo è il nostro obiettivo e su questo ci siamo trovati tutti insieme, le amministrazioni comunali e la cooperativa Velinia, che ovviamente è il centro di raccolta e di commercializzazione del prodotto. Il cartello non è solamente il prodotto, ma è anche un patto forte fra le amministrazioni del territorio. La Camera di Commercio è stata semplicemente un momento di coordinamento di questo, abbiamo messo qualche risorsa, lo abbiamo fatto anche spendendo risorse che ci sono state destinate dal sistema camerale a favore appunto delle aree colpite dal sisma, e questo credo che sia un patto di solidarietà ma anche di prospettiva di crescita e sviluppo territoriale. Sicuramente c'è più forza e più consapevolezza da parte delle istituzioni e da parte dei produttori, non sono soli, si sono messi insieme e questo è molto importante perché spesso i singoli produttori non hanno la capacità di fare sinergia tra di loro, invece oggi lo fanno, oggi diversi comuni espongono questo marchio e tutti insieme alle altre istituzioni faremo del tutto per valorizzarlo e per promuoverlo sia in Italia che all'estero. Grande soddisfazione innanzitutto perché è un percorso condiviso con tutti i comuni a noi limitrofi, quindi Castel Sant'Angelo, Micigliano, Borgovelino ed Antrodoco. È un percorso che comincia adesso in modo formale, ma è cominciato già da parecchi mesi. Siamo in fase di arrivo su tante questioni comuni, questa è quella più, diciamo, simbolica, ma che prelude a tante altre iniziative insieme.